Ora continuo il discorso sulle matrici. Faccio questi filmati perché mi piace parlare di matematica, soprattutto di matrici. In internet troverete filmati molto migliori dei miei. Comunque, spero che anche i miei filmati vengano apprezzati. Chiusa questa parentesi, parliamo delle proprietà delle matrici. Allora, come saprete, una matrice può essere quadrata, come può essere rettangolare. Per esempio, se noi scriviamo A, B, C, D e F. Questa è una matrice rettangolare, ha due righe e tre colonne, quindi è una matrice 2x3. Mentre se scriviamo, ecco, se trasponiamo questa matrice scambiando le righe con le colonne, ecco, abbiamo una matrice con 3 righe e 2 colonne, 3x2, ecco, questa è 2x3, quest'altra è 3x2. Queste matrici possono essere moltiplicate tra loro, ma prima di parlare del prodotto di matrici voglio spiegare altre cose. Non sempre è possibile moltiplicare due matrici tra loro, ma di questo parlerò più avanti dettagliatamente. Una proprietà delle matrici è il rango, cioè il numero di vettori linearmente indipendenti. Allora, i vettori della matrice sono le righe o le colonne. Per esempio nel caso di prima, A, B, C, D, E, F, possiamo considerare i vettori riga, oppure possiamo considerare i vettori colonna. Il rango della matrice è il numero di coefficienti che bisogna annullare per ottenere il vettore nullo. Per esempio, immaginiamo di avere una combinazione lineare di vettori. Ecco, questo che ho chiamato lambda 1 è un coefficiente. Sì, consideriamo i vettori colonna di prima. Noi vogliamo ottenere il vettore nullo. Quanti coefficienti devono essere nulli per ottenere il vettore nullo? È il numero di coefficienti che dobbiamo annullare
è il rango. Da questo si evince che il rango è un numero intero positivo. Il rango di una matrice può essere 0, ma non può mai essere negativo. Esiste un teorema secondo cui il rango per righe e il rango per colonne coincidono tra loro. Quindi se noi consideriamo le righe A, B, C, ho scritto gli elementi troppo vicini tra loro. Ecco, qua abbiamo due coefficienti, sopra ne abbiamo tre, quindi non è necessario che si annullino tutti e tre, qualunque sia il valore degli elementi contenuti nei vettori. Quindi il rango della matrice al massimo può essere 2. Non può essere 3. Come ovviamente non può essere nessun valore maggiore di 3. Se gli elementi della matrice sono tutti nulli, il rango è 0. Quindi resta da capire se il rango è 1 o 2. E va bene, qua stiamo parlando di una matrice generica, quindi noi vedremo meglio il rango per esempi numerici. Ah, poi qua scriviamo un po' meglio, scriviamo vettori colonna al posto di vettori riga. A, B, C. E qua D, E, F. Otteniamo esattamente la stessa cosa scrivendo in questo modo. Quando è meglio scrivere le righe e quando è meglio scrivere le colonne? Dipende. Poi diventerà più chiaro quando parlerò di autovalori e autovettori. Ecco, ora vediamo esempi numerici di matrici per calcolare il rango. Allora, sì, un esempio banale. 1, 2, 2, 4. Secondo voi, che rango ha questa matrice? Vorrei anche dirlo subito. Se già lo sapete, bene, altrimenti vi spiego come calcolare il rango. Allora, scrivo di nuovo la matrice, però in piccolo per occupare meno spazio sulla lavagna. Ci vorrebbe una lavagna più grande. Allora, facciamo l'eliminazione di Gauss come abbiamo fatto prima, come abbiamo fatto per altre matrici. Alla seconda riga sottraiamo due volte la prima riga. Cosa otteniamo? Eh,
otteniamo che la seconda riga si annulla. In alternativa proviamo a fare l'eliminazione di Gauss per colonne. Sostituiamo, cioè sottraiamo la seconda, cioè alla seconda, sì, ecco, alla seconda colonna sottraiamo, sottraiamo 2 volte la prima colonna. Cosa otteniamo? La prima colonna rimane uguale, la seconda colonna si annulla. Bene, allora scriviamo la combinazione lineare quanti coefficienti devono essere nulli per ottenere il vettore nullo? Qua abbiamo il vettore nullo moltiplicato per lambda 2, qualunque sia il valore di lambda 2 avremo sempre il vettore nullo, quindi possiamo trascurare lambda 2, mentre lambda 1 deve essere nullo. Abbiamo un coefficiente da annullare, quindi il rango di questa matrice è 1. Bene, questa matrice ha rango 1. Questo significa che questa matrice vettori che sono linearmente dipendenti tra loro, cioè provo a dirlo meglio, se noi scriviamo la combinazione lineare dei vettori dobbiamo annullare un coefficiente. Quando abbiamo rango massimo, abbiamo che tutti i vettori sono linearmente indipendenti tra loro. Poi, ecco, ora vorrei parlare del determinante. Allora, devo premettere che solo le radici quadrate hanno un determinante. Come si calcola il determinante? Nel caso di matrici 2x2 è facile. Allora, scriviamo determinante di A, B, C, D. Oppure in alternativa scriviamo in quest'altro modo. Su alcuni libri troverete la linea, le linee dritte come ho fatto io per indicare il determinante. Su altri libri vedrete che le matrici invece di essere indicate con le parentesi sono indicate con linee dritte. Insomma, dipende tutto dagli autori. Poi chi fa le cose nel modo giusto non lo so. Va bene, nel caso di una matrice 2x2 bisogna moltiplicare tra loro gli elementi della diagonale principale e poi sottrarre il prodotto tra gli elementi rimasti. E quindi abbiamo A per D meno B per C. È chiaro? E se noi trasponiamo la matrice, cosa otteniamo? Cioè, invece di calcolare
il determinante di questa matrice, calcoliamo il determinante della matrice trasposta. Quindi A, B, C, D. Come ho detto prima, la trasposizione è lo scambio tra righe e colonne. Infatti prima avete visto, qua facciamo un po' meglio questa linea, l'ordine non è il mio forte, giusto per far vedere che questa linea curva l'ho disegnata di nuovo. Va bene, ora calcoliamo questo determinante. A per D meno C per B. Notate qualcosa di particolare? Gli elementi sulla diagonale principale sono rimasti al loro posto. Succede sempre così quando si traspone una matrice. E cosa è cambiato invece? Gli elementi B e C si sono scambiati i posti, però il prodotto tra grandezze scalari è commutativo, quindi se noi facciamo B per C o C per B è la stessa cosa, quindi il determinante non cambia quando si traspone una matrice. Ancora vorrei parlare della traccia di una matrice, ma forse prima dovrei parlare del determinante per matrici più grandi. Non so qual è la cosa migliore da fare. Per quanto riguarda il determinante, la situazione si complica un po' per matrici più grandi, mentre la traccia è semplicemente la somma degli elementi sulla diagonale principale. Quindi in questo caso la traccia è A più D, e anche in quest'altro caso. Questo significa che trasponendo una matrice la traccia non cambia. Ora cancelliamo. Ho dimenticato una cosa importante. Cosa ha di particolare questa matrice? È simmetrica, cioè se la trasponiamo rimane uguale. E le matrici simmetriche hanno proprietà particolari che saranno più chiare se conoscete la diagonalizzazione delle matrici. Infatti le matrici simmetriche sono sempre diagonalizzabili, le matrici non simmetriche dipende. Non so se farò filmati sulla diagonalizzazione, sicuramente per capire la diagonalizzazione bisogna conoscere autovalori e autovettori, di cui parlerò. La diagonalizzazione è un argomento importante, ma troverete altri filmati di altri autori che spiegano bene la diagonalizzazione di matrici. Per ora chiudo qua, grazie per l'attenzione.